dopo il momento toccante, emozionante, congiunto di tutte le radio italiane, abbiamo suonato l'inno e poi Azzurro, la canzone del sole nel blu dipinto di blu, Volare. Beh, andiamo a casa Michielina adesso. Francesca, ciao, buongiorno. Ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Ti sei emozionata, immaginiamo, come tutti noi. Sì, è veramente bello. Infatti anch'io ho, insomma, avete sponsorizzato l'iniziativa, perché è molto, è una cosa veramente molto bella in questo momento dimostrarci uniti anche attraverso la radio, anche se siamo tutti distanti fisicamente. Ecco, quindi tutti distanti, bello. Un momento bellissimo che però ci invita ancora di più a restare a casa, è fondamentale. Sì, esatto, dobbiamo restare a casa in questo momento, come se fossimo un po' tutti in missione, gli uni per gli altri. E facendo un semplice gesto, anche se sembra complesso, quello di rimanere a casa, stiamo contribuendo a contenere il virus, quindi è molto importante in questo momento essere collaborativi. Francesca, come stai cercando in qualche modo di vivere la tua quotidianità? Perché dobbiamo tutti cercare, io immagino, anche un po' di mantenere una routine, no? La vita in ogni caso sì, va avanti anche in un momento particolarmente difficile come questo. Certo, è vero, la vita va avanti, chiaramente c'è sempre molta sensibilità e attenzione Chiaro. A quello che stiamo vivendo, però è anche giusto, secondo me, prenderci del tempo per se stessi. E io cerco di fare come se dovessi fare una settimana normale, quindi dal lunedì al venerdì mi alzo, mi vesto, mi trucco, mi sistemo, faccio come se dovessi uscire, perché veramente ti tiene un sacco su di morale questa cosa, mentre il weekend faccio come se fosse un weekend, mi mangio una pizza, mi guardo un film, cioè cerco di fare queste cose. Poi è uscito il mio disco, quindi sto in realtà già lavorando lo stesso in promo, in versione virtuale, poi sto facendo il conservatorio online in questo momento, un po' tutti gli studenti stanno facendo scuola online e quindi studio. Molto bene, ci hai dato grandi spunti, molto interessanti. Credo, non so se sei d'accordo, un'ultima battuta, sì. Io credo sia molto importante anche in questo periodo, magari visto che possiamo farlo solo attraverso i social, attraverso il web, scambiarci dei messaggi positivi, no? Perché per troppo tempo abbiamo assistito a litigi, a piccole cose, a bassezze, anche futili, a insulti, inutili, eccetera. Questo è il momento invece di essere uniti e di mettere in circolo qualcosa di positivo, no? Che ne pensi, Francesca? Assolutamente sì, sono d'accordo, anche perché abbiamo vissuto un momento di grande egoismo, di prevaricazione, e anche in qualche modo in questo momento invece siamo portati a riconsiderare quella parola famosa che è altruismo, che sì. Ci siamo, secondo me, dimenticati per molto tempo, anche perché in questo momento siamo esattamente tutti uguali, sì, e dobbiamo sì. Tutti stare uniti. E spero che da questa esperienza, insomma, ne trarremo tutti dei grandi insegnamenti. Chissà che non Grazie. Si rinasca migliori dopo Ma questa sicuramente. Fase. Secondo me, sicuramente sì. Sicuramente Grazie mille. A Francesca Michielin. Allora, Francesca, Grazie ne parlavi, c'è insomma il tuo nuovo lavoro, il tuo nuovo pezzo, si intitola Stato di Natura. Lo sentiamo. Rimane, sì, lo ascoltiamo. Molto Grazie. Bene. Un bacio grande. Ciao. Un bacio, grazie di cuore. Ciao, ciao.